Carissimi amici dell'Università della Terza Età, sono il pianista Gianluca Di Donato. Probabilmente alcuni di voi si ricorderanno di me perché ho avuto la grande gioia di inaugurare il vostro anno accademico, quello 2019-2020, che purtroppo, come tutte le attività in questo momento, sta attraversando una fase di blocco, però è un qualcosa di momentaneo. Sto dicendo spesso che dobbiamo approfittare di questo momento non bello, non facile, per cercare di ritrovarci. Io lo sto facendo qui a casa, sto avendo la fortuna di ritrovarmi con i miei figli che spesso vedevo soltanto la mattina e la sera. Quindi cerchiamo di prendere il positivo da ogni situazione. E il brano che ho scelto per voi, in qualche modo, è un brano che è legato ad un autore del quale quest'anno si festeggia il 250° anniversario della nascita. Sto parlando di Beethoven. Ma è un autore che più di tutti gli altri ho voluto prendere in considerazione perché è l'autore universale per eccellenza. Il suo è un autentico messaggio di pace, di serenità, di fratellanza, di libertà. Nessuno più di Beethoven ha dimostrato attraverso la sua vita difficile. Ecco, noi stiamo vivendo delle settimane chiusi dentro casa. Lui ha vissuto per oltre 20 anni della sua vita in una reclusione ancora più grave, non avendo all'udito. E per un compositore potete immaginare questo quanto potesse essere devastante, soprattutto all'epoca nella quale non c'erano gli strumenti che abbiamo oggi. Eppure è proprio da allora che Beethoven ha scritto le sue creazioni più grandi, più importanti, e da quella sofferenza che lui è partito per lottare in modo tenace e dare un messaggio di speranza a tutti quanti noi. Se ce l'ho fatta io, ce la potrete fare sicuramente anche voi. Il brano che ho scelto è il tema dell'ultimo movimento della Sonata Opera 109, che è un tema e 6 variazioni. Ovviamente io per un motivo di tempo non potrò eseguirla tutta, però l'augurio che mi faccio e che faccio a voi è quello di ritornare presto in una sala da concerto, io come pianista e voi come pubblico, per ascoltare la grande musica. Io entro nelle vostre case, sono una mise domestica e idealmente mi mando questa carezza di Beethoven, perché questo tema è un'autentica carezza, sperando di dare un minimo di sollievo a tutti quanti voi. Grazie.